Dichiarazione a fine partita, cosa ne dici? Secondo me alla fine un pareggio giusto. Se c'erano altri 10 minuti forse riusciamo a portare a casa la partita, perché Savignano forse ha accusato la partita di domenica e noi invece eravamo a riposo, quindi può essere questo un pretesto, però ho visto una squadra ben organizzata. Savignanese, come sempre, le squadre di Nicola ci affrontiamo da tanti anni, quindi so come andarli a prendere, lui sa come prendere. È stata equilibrata, abbiamo però secondo me alla fine finalizzato molto più noi che loro, perché alla fine anche nel primo tempo hai fatto 4-5 tiri sporchi, sempre lì vicino, loro magari un predominio un po' più tecnico. Dopo nel secondo tempo, dopo 10 minuti, loro sono calati fisicamente, li siamo venuti fuori noi un po' con i cambi, abbiamo fatto un bel pareggio, abbiamo creato 3-4 occasioni che Bomber, Mattia Filippi non le sbaglia mai questi due qua, però star fermo a casa sicuramente ha perso un po' lo smalto. Stiamo scherzando, ha sbagliato veramente 2-3 occasioni davanti al portiere che non sono sue, però posso dire altro che bravi ragazzi, perché non abbiamo mai mollato, come non stiamo facendo. Abbiamo giocato contro per ora le due squadre più forti del campionato, con la Savignanese, siamo sempre stati in partita, abbiamo sempre rischiato di poterla vincere come di poterla perdere, però perché giocano con coraggio i ragazzi, e oggi secondo me alla fine di quei punti nel secondo tempo meritavamo magari qualcosa in più, però direi che sia giusto nella somma della partita. Portiere ha parato il rigore. Ha parato il rigore, poi dopo voi avete le telecamere, i giocatori sono sicuri che la respinta l'è andata a prendere un po' presto il nostro giocatore della Savignanese, perché è arrivato nettamente in vantaggio di 2 metri, dice che ha tagliato la lunetta dell'aria. Andremo a vedere con il VAR, ma conta poco, però rigore non lo so, insomma, ha fischiato, quindi sono tranquillo, ha parato dopo lì, se no secondo me facciamo fatica. Davanti magari siamo riusciti a difenderci bene, noi dovevamo essere vicini nelle ripartenze, ci è arrivate troppe volte davanti al portiere, perché però mi accorgo che ragazzi a livello anche cognitivo, psicologico, sono ancora indietro. Questi 5-6 mesi qui veramente hanno stordito tutti, ci vuole ancora un mese per vedere un po' di calcio. Sì, la ripresa sarà a fine campionato, purtroppo. Tornei in spiaggia.